Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e dopo un po' di tempo mi faccio rivedere, risentire, perché beh, per chi mi segue sa che sono impegnatissimo con le live di Motori nella Leggenda, del campionato Formula 1 SPS, della fine del campionato DTM, e insomma mi prendono abbastanza tempo e quindi sono un po' lontano diciamo dalla videocamera. Quest'oggi faccio questo video perché voglio chiarire, anzi darvi le istruzioni di come iscriversi e partecipare ai campionati che Sim Drivers organizza. Attualmente non c'è nulla in programma, diciamo nel breve periodo, però prossimamente sicuramente sarà lanciato un evento a tre tappe, probabilmente per diciamo riprendere un po' il filo del discorso di quelle che sono le competizioni, i campionati, eccetera, per poi eventualmente fare un qualcosa di un periodo più lungo, un po' più impegnativo. Quindi, come si fa ad iscriversi? Prima cosa, dovete iscrivervi al forum simdrivers.eu. Dopodiché vi invito caldamente a iscrivervi al canale YouTube qui se non l'avete fatto, attivate la campanellina per essere notificati ogni qualvolta pubblico un video, che magari lì dentro ci sta pure un trailer oppure un video in cui io parlo e vi spiego di cosa si tratta, quando sarà, le date, quello che è. Quindi questi due passaggi sono fondamentali, così prima date la vostra adesione e più avete chance di poter partecipare, perché comunque per chi ha un periodo di esperienza per quanto riguarda gli eventi campionati, il numero è sempre a numero chiuso, quindi diciamo che in base al tipo di simulatore e di server che si ha a disposizione i posti diciamo che sono abbastanza limitati, quindi si parla di 20, 25, 30 persone al massimo, quindi rimanete aggiornati il più possibile. Poi niente, diciamo in modo molto classico basterà lasciare l'iscrizione nel post dedicato sul forum in cui c'è scritto per le iscrizioni, lasciare nome e cognome, se c'è un nickname, che ne so, un numero di stima, insomma in base all'organizzazione poi vedrete quali sono le richieste, cosa si richiede appunto per la partecipazione. Questo era un punto assolutamente che mi premeva diciamo chiarire per tutti quelli che mi chiedono la stessa cosa nei commenti: Fabri, come faccio a partecipare nelle live, eccetera. E per chi si ponesse la domanda appunto di quando è che sarà il prossimo evento, rimanete sintonizzati perché penso che nel breve periodo dovremmo organizzare qualcosa. E poi volevo condividere con voi ragazzi che finalmente, dopo una decisione travagliatissima, ho preordinato il podium della Fanatec, cioè il direct drive della Fanatec. E qui ci vorrebbe fuochi d'artificio. Allora, perché travagliata? Perché prima di tutto per una questione economica, perché il costo, basta andare a vedere sul sito, è un costo molto importante per quanto riguarda un volante, che ricordiamo che è una periferica di gioco, e andare a spendere da 1000 a 1500 euro per un volante senza manco la pedaliera, voglio dire, è un costo molto importante, almeno per quanto mi riguarda. Travagliata anche perché io ero diciamo indeciso su tutti i modelli e le marche che sono disponibili, e ho condiviso questa scelta diciamo confrontandomi con Vincenzo Nixon su 1, 2, 3, che penso, per chi mi segue, lo conosce benissimo, un mio carissimo amico, che lui invece ha scelto il SimCube 2 per vari motivi. Adesso non vi spiego perché lui ha scelto quello, perché sono affari suoi, ma vi spiego perché ho scelto il podium della Fanatec. Fanatec è un marchio che mi è sempre piaciuto, d'altronde ho una V3 come pedaliera che mi soddisfa tantissimo, e ho avuto già un volante in precedenza e non ho avuto particolari problemi con questo brand. Ma poi perché c'è un fattore molto importante per quanto mi riguarda, visto che mi manca comunque il tempo e diciamo la possibilità di potermi dedicare interamente sulla periferica, è che diciamo che Fanatec è plug and play. Se aggiungiamo poi che voglio costruirmi tutto un ecosistema di questo tipo qua, e con il brand Fanatec, è ovvio che la mia scelta sia verso questo marchio qui. Il modello che ho scelto è il bundle Podium Formula 1, quello compatibile PlayStation 4. Il fatto che sia compatibile PlayStation 4 non mi interessa, anche se più tardi, se io volessi venderlo, potrei diciamo offrire questo mio volante Podium compatibile PlayStation 4 a più persone, quindi avrei più possibilità probabilmente di venderlo.
ma non è che ci tengo tanto a, cioè non ho tenuto conto di questo, di questa cosa qua. Quello che mi ha fatto scegliere il Ponium, a parte che mi piace a livello visivo, e il fatto che sia nel plug and play e che voglio costruirmi un ecosistema Fanatec, e il fatto che il bundle con il prezzo, per me è più conveniente in questo momento. Cioè io ho una ruota da Formula 1 con i paddle magnetici che costano già un botto di loro, perché prenderli a parte costa circa 180 euro se non sbaglio, quindi un volante completo ha un prezzo di 1500 euro, ragazzi, perché quello è il prezzo, non, è inutile che non ve lo dico, anzi, basta andare sul sito. E quello che mi ha fatto, diciamo, fare il preordine in questi giorni è il fatto che Fanatec ha annunciato che aumenteranno i prezzi, perché si sono resi conto che attualmente tutti i DD1 fino al 7 maggio, quindi fino a domani, per chi ordina fino a domani, è compreso il bundle che ho scelto, tutti i DD1 non sono nient'altro che dei DD2, quindi dei motori più potenti, più performanti, castrati a livello software. Questo è. E quindi vendere un DD1 che poi è un DD2 al prezzo di un DD1, si sono resi conto che non conviene. Quindi con una bella mail mi hanno detto: caro Fabrizio, se sei interessato al bundle Formula 1 DD1 o il DD1, prendilo adesso, perché ti manterremo sicuramente il motore del DD2, da quello che ho capito io è che altri mi hanno confermato, perché dal 7 maggio i prezzi aumentano, quindi la base attuale DD1 costa 1000 euro, domani, anzi dopodomani, costerà mi pare 1200, quindi aumentano di 200 euro per mantenere che cosa? Il fatto di potervi vendere un DD1 castrato, anzi un DD2 castrato che diventa DD1, e offrirvi il bundle attuale che ho preso io è Formula 1 PS4, compatibile PS4, costerà 200 euro in più. Quindi mi sono detto, prima o poi lo vorrò prendere un direct drive, e quindi i soldi li ho messi da parte apposta. Stavo aspettando, perché a me preordinare non piace tantissimo, e quindi di conseguenza ho detto, vabbè, questo è, diciamo, la spinta, e mi ha detto preordinalo, e ci ho risparmiato 200 euro. Ragazzi, è una spesa molto importante, sempre per quanto riguarda il mio budget, e non vedo l'ora di averlo, anche se arriverà chissà quando, perché insomma il preordine è fino al 16 giugno, quindi probabilmente se io sono in lista il millesimo lo riceverò, che so, a fine luglio, che non lo so, non mi importa, a questo punto bisogna solo aspettare. E non vedo l'ora di riceverlo per riprovare quelle sensazioni che ho provato quando sono andato a Bordeaux e avevo fatto un video su Sim Factory in cui avevo veramente apprezzato tantissimo il Direct Drive. E cercherò, anzi no, è sicuro che condividerò con mega video le impressioni, l'unboxing di questo Fanatec Podium che diciamo sta già facendo parlare bene di se stesso. Aspetto anche il, diciamo, ritorno di Vincenzo con il suo SimCube 2. E niente, ragazzi, cosa aggiungere? Niente, sono impaziente. Non vedo l'ora di potervi fare una recensione, un video su questo Podium Direct Drive della Fanatec. Noi, come al solito, ci vediamo prestissimo. Se avete apprezzato questa notiziona e questo video, non esitate a lasciare un pollice in su. Iscrivetevi al canale, tanto è gratuito. Ricordate di attivare la campanellina per essere notificati ogni qualvolta pubblico un video. Noi ci vediamo prestissimo. Da Fabris è tutto. Ciao.